LP01, un corso di laurea per diventare geometra laureato, tecnico del territorio, delle infrastrutture e delle strutture. Il percorso triennale dell'UNISA, abilitante professionalizzante, con sede ad Avellino, partirà a settembre. Basato per chi insomma in particolare proviene dal vecchio geometra, dal CAT, ma non solo, perché è aperta anche alle altre provenienze, penso ai licei, penso agli studi professionali, quindi è un percorso che noi abbiamo immaginato con l'aiuto e con la collaborazione dell'amministrazione comunale di Avellino, che è riuscita subito a reperire locali per poter fare questo corso di laurea qui ad Avellino, insomma, ed è un fatto importante. 30 le persone che potranno accedere. In collaborazione Università di Fisciano, Collegio Geometri e Geometri Laureati di Avellino e Salerno. Chi vuole andare sul sito dell'Unisa di Salerno troverà già le date, c'è un link già apposito per poter partecipare, un colloquio selettivo appunto per far sì che poi appunto ci siano queste 30 unità che possono partecipare e diventare i geometri del futuro. C'è bisogno di queste figure sul territorio, di figure formate in questo senso? Assolutamente sì, perché appunto la cosa bella di questo corso di laurea è che ci sono degli stage formativi, in particolare iniziano col secondo anno ma si perfezionano nel terzo anno e appunto hanno degli stage formativi nelle aziende, nelle imprese e negli studi professionali. Noi ci siamo adoperati appunto ad essere partnership di Unisa proprio per formare i ragazzi anche nei nostri studi. E quindi questa è la cosa importante, si crea dei tecnici del territorio che conoscono il territorio e conoscono le materie più importanti che sono quelle delle costruzioni, ma non solo, anche del diritto privato, immagino all'estimo, alla topografia, cioè veramente un tecnico di secondo livello che possa essere un intermedio con i magistrali e gli ingegneri e gli architetti in modo da poter creare una simbiosi e un collegamento continuo su tutti gli aspetti. Il corso è già stato presentato ad alcuni ragazzi. Sì, ne abbiamo presentato il corso ad Avellino, nella sala consiliare del Comune di Avellino, presenti i ragazzi dell'Istituto Oscar D'Agostino di Avellino e in videoconferenza i ragazzi di Vallata, del Fermi di Vallata. Mi auguro che anche Ariano, in qualche modo, con il quale non siamo riusciti a fare un veloce incontro, spero che questa mia intervista di oggi possa spronare anche i ragazzi di Ariano ad avviare questo percorso.